Sinceramente, dal Matro mi aspettavo qualcosa di più, nel senso che la considero la migliore squadra del campionato, come gioco, come si propone, e quindi sinceramente mi aspettavo qualcosina di più. Diciamo che noi abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo fatto il nostro, siamo venuti qua per cercare di fare il risultato e siamo stati abbastanza fortunati sul gol. E poi dopo, vabbè, abbiamo preso il pareggio che ci stava e nel secondo tempo abbiamo sofferto il giusto. Però abbiamo portato a casa un risultato che secondo me per noi è un ottimo risultato, magari per il Mantova un po' meno, ma per noi è stato un ottimo risultato. Riparte la corsa per la Serie C, è un obiettivo del Mantova. Secondo lei il Mantova rispetto a come può Guarda, per qualche chiacchierata? io l'ho sempre detto dalla prima partita che l'ho visto, poi chiaramente mi sono anche un po' interessato e secondo me il Mantova dal punto di vista del gioco è la squadra che ha più qualità di tutte. Il Como ha una grande forza fisica, loro sono forti fisicamente, dietro ti concedono poco e davanti hanno quei due o tre giocatori che possono fare la differenza. Sul piano del gioco sicuramente il Mantova è meglio, per quello che ho visto io, per come vedo io il calcio. Però sarà chiaramente una lotta fino alla fine, perché poi il Mantova deve andare a Como e quindi a Como sarà forse la partita decisiva, perché il campionato qui non è che si vince con tanti punti di distacco sicuramente. Per cui e bisogna vedere appunto nel proseguio, ma penso che il Mantova possa essere la squadra, per me è quella che potrebbe vincere il campionato, però il Como non gli lascerà vita facile sicuramente. Obiettivi per la Virtus? No, l'obiettivo nostro è quello di fare bene, di ripetere il campionato dell'anno scorso, siamo in linea con le aspettative e soprattutto noi quello che interessa è far crescere i nostri giovani, siccome li riteniamo abbastanza bravi, abbastanza all'altezza, e quindi per noi far giocare quelli è il nostro risultato principale. Un punto storico su un campo, uno Sì, degli stadi più importanti. diciamo che Mantova ci porta bene, nel senso che abbiamo vinto lo spareggio con Limonese per andare in C1 qua. 6 anni fa o qualche anno fa, quando abbiamo giocato col Mantova, abbiamo fatto 2-2 quando eravamo ancora al Zanocene. E oggi ho fatto un altro buon risultato, per cui è un campo che ci porta bene. Sì, è stato emozionante giocare in questo stadio. È sicuramente stato, tra virgolette, un peccato perché stavamo per sfiorare l'impresa, però comunque siamo molto soddisfatti di questo punto che abbiamo portato a casa. Sì, comunque, anzi, siamo stati abbastanza fortunati da questo punto di vista perché comunque anche il sole non è stato così fastidioso come in altre partite. Quindi ci riteniamo molto soddisfatti comunque per quello che abbiamo fatto, per come abbiamo tenuto il risultato, questo nonostante fossimo passati in vantaggio noi, poi nonostante il loro pareggio siamo stati compatti e sempre lì a difenderci tutti uniti e quindi ci portiamo a casa questo punto. La stagione è sempre più in crescendo. Sì, stiamo facendo bene, comunque vengo da un infortunio importante, quindi è importante adesso prendere il ritmo giusto e partita dopo partita fare sempre meglio, cercare di far sempre meglio. Abbiamo visto come Mantova in poche settimane è favorita, un po' come l'hai visto. Sì, secondo me sono queste due le squadre che alla fine si giocheranno il campionato e sicuramente sarà deciso dallo scontro diretto perché comunque sono due squadre che raramente sbagliano una partita, quindi lo scontro diretto sarà decisivo. Virtus invece, punto guadagnato, visto che ha perso anche il Villa da me, sempre dietro il playoff. Sì, la Virtus e noi dobbiamo essere bravi adesso a affrontare partita dopo partita nel migliore dei modi, prepararla in settimana, allenarci nel miglior modo possibile e affrontare le partite nel modo giusto e sempre uniti, sempre da squadra come abbiamo fatto oggi. I conti si faranno alla fine. Come sempre si faranno alla fine.